C'era una volta tutto il calcio minuto per minuto, c'è ancora per carità, ma il fascino di una volta era quello di andare alla partita con la radiolina all'orecchio per sapere prima di tutti cosa stava succedendo sugli altri campi. Un ricordo vintage che in sport meno globalizzati come il volley di tanto in tanto torna di moda. Sarà per il differente livello tra la Energy TE Diatec, che è l'altotevere città di Castello, sarà per l'impatto devastante sul match avuto sin da subito da Kasiski, Lanza e compagni. Fatto sta che molte delle attenzioni ieri erano dirette a Latina, dove la capolista Modena si giocava buona parte del primato. Questo, non ce ne vogliate, senza nulla togliere alla partita del Palatrento, per carità, giocata come dicevamo con ottimo piglio dai gialloblu, spietati in attacco, 60% complessivo e letali in battuta e a muro, pur con il buon Solé ai box con un dito rotto. 3-0, 25-16, 25-19, 25-19. Ma dicevamo della nostra radiolina virtuale, le notizie che arrivano da Latina dicono Modena sotto per 3-1, Trento così si porta a meno 1 dalla capolista e indovinate sabato dove si gioca. Adesso avete una settimana per preparare il big match contro Modena. È una partita diversa, molto diversa, sia come qualità che come importanza, come tutto, quindi dobbiamo lavorare molto bene questa settimana. Sicuramente è la rivincita della finale di Coppa Italia, ma è anche vero che siamo uno pari perché noi abbiamo vinto qua, loro hanno vinto là e adesso c'è la bella.